Cari operatrici e cari operatori sociali, mi rivolgo a voi perché tra invisibili ci si capisce meglio. Noi non ci fanno vedere e anche voi siete oscurati. Al di là delle battute vi rivolgo questa videolettera perché ritengo che la battaglia che state facendo è molto giusta e da appoggiare. Una battaglia che appunto non ha visibilità perché il governo cerca di non parlare di voi e purtroppo anche le opposizioni sovente sono sempre disponibili a far sì che una parte sempre più grande dei servizi finisca semplicemente nella gestione privata, dagli asili nido a tutti i servizi sociosanitari. E invece noi pensiamo che il problema che voi ponete sia molto rilevante. Sia molto rilevante perché siete tanti, più di 1 milione di persone che aspettano un rinnovo di un contratto di lavoro e che sono un fattore decisivo per la vita civile di questo paese. Grazie a voi ci sono i servizi sul territorio, grazie a voi nei servizi come nelle case tante persone possono lavorare a un loro reinserimento sociale o semplicemente essere assistiti in modo dignitoso. E purtroppo di fronte a questa situazione il governo, invece che giustamente mettere le risorse che servono, sta tagliando. Da più dei 2 miliardi che c'erano stanziati per la spesa sociale siamo oramai a 0,5 miliardo di euro e la stangata che hanno avuto le regioni e gli enti locali sta determinando una chiusura, una riduzione, un peggioramento delle condizioni dei servizi in tutta Italia. E quindi noi siamo qui a dare la nostra solidarietà alla vostra battaglia perché riteniamo inaccettabile da un lato il comportamento del governo, dall'altro che le tre principali confederazioni cooperative non vogliono nei fatti rinnovare il contratto di lavoro, perché quando si parla di 38 euro di aumento vuol dire mettervi di fronte a una condizione in cui il vostro lavoro deve essere pagato meno di quello che era pagato prima, cioè una condizione inaccettabile. E noi siamo, e questa è la nostra proposta, perché si apra un tavolo vero tra istituzioni, il governo, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni cooperative, che permetta di determinare una quantità di risorse corretta per poter permettere che il vostro lavoro si faccia, perché noi pensiamo che l'unico modo per avere un buon servizio è che ci sia un lavoro fatto bene e ben pagato. Non è possibile andare avanti in una situazione come stanno facendo oggi, in cui il servizio e gli utenti del servizio vengono contrapposti ai lavoratori che quel servizio non devono dare. Noi siamo con voi perché riteniamo che per fare un buon lavoro sociale ci vogliono dei contratti di lavoro stabili e ci voglia un lavoro pagato decentemente, un lavoro ben retribuito. Per questo saremo con voi il 3 di dicembre, perché riteniamo che quella manifestazione sia una manifestazione giusta, perché riteniamo che le vostre rivendicazioni sono rivendicazioni giuste e perché ci teniamo al nostro futuro. Sappiamo che l'investimento nel sociale non è una spesa, ma è un investimento per l'oggi e per il domani, perché la civiltà del nostro paese la si misura da come stanno i più deboli, la si misura da come stanno i vostri assistiti, ma da come state voi, che tra i lavoratori siete tra quelli trattati peggio.